Andiamo a analizzare la partita, perché nel primo tempo il Pescara ha fatto la sua partita costruendo anche qualcosa di interessante, una volta bravo Arrigoni sul colpo di testa di Ferrari, un'altra volta bravo Mordini sulla diagonale difensiva, nel secondo tempo però male. Secondo tempo abbiamo perso velocità, siamo calati in 2-3 giocatori proprio dal punto di vista fisico, probabilmente Clemenza era un po' stanco, Pontissi era un po' stanco, Ferrari era un po' stanco. Stanotte non è stato bene, purtroppo c'è Nicoi, per cui anche nel gioco dei cambi abbiamo potuto spendere poco. È vero, nel secondo tempo abbiamo perso un po' di velocità, però loro hanno giocato una partita molto accorta, molto chiusa. Negli ultimi 20-25 metri si chiudevano con un 3-5-2, anzi con un 5-4-1, perché facevano sempre diagonali difensive. Noi non siamo stati bravi nel secondo tempo a trovare i varchi, a trovare le giocate veloci. Ci abbiamo provato in tutti i modi, anche attaccando spazio corto 4-5 volte, però Dursi si è fatto pizzicare un po' di gioco, due situazioni interessanti, però il risultato lo dobbiamo accettare, perché magari se avessimo fatto gol nel primo tempo, dove forse c'è stato un episodio dubbio, una conclusione di Ferrari impallata con la mano, insomma ha fatto un grande intervento anche Perucchini. Ci abbiamo provato in tutti i modi, poi siamo un po' calati con 2-3 giocatori nel secondo tempo proprio dal punto di vista fisico, e il Teramo ha giocato una gara molto accorta, alla fine è venuto fuori un risultato che dobbiamo accettare, ma perché è anche giusto. Le chiedo una cosa, Otari, ieri in conferenza stampa aveva detto probabilmente se dobbiamo cambiare cambieremo qualcosa in attacco, però poi ha confermato gli stessi, perché l'assenza di Cernigoi le ha fatto cambiare anche un po' i piani sull'11 iniziale. No, Ferrari già era nel progetto. No, dico di Ferrari, Rauti con Dursi. No, ma Rauti e Dursi, guardate, o come Veroli o Frascatore o Gherardi in grosso, in Lane, sono tutti sullo stesso livello, si fanno delle scelte a volte, perché avevo visto un po' più vivace Dursi che ha fatto una buonissima partita, soltanto per quello. Rauti è un attimino così, forse ha speso di più prima, ma voglio dire, ma non è che è una scelta, qui abbiamo diversi giocatori sullo stesso livello e dovremmo avere la capacità di alternare, perché tanto non perderemo rendimento nel ruolo, perché sia Rauti che Dursi sono giocatori importanti. Le chiedo un'ultima cosa prima delle domande da studio, se è d'accordo con me che per puntare a cose importanti nei playoff il Pescara deve dare continuità però alle prove come quella contro il Cesena, non può alternare questi up and down. Ma noi ci abbiamo provato in tutti i modi, le partite, noi abbiamo sempre lo stesso atteggiamento, cerchiamo di giocare per vincere le gare, le partite poi non sono tutte uguali. Stasera abbiamo trovato una squadra che con molto acume tattico si è chiusa dietro, ha cercato di giocare solo provando a ripartire. Però il secondo tempo vi ha messo nella propria metà campo. Ma non credo che sia così, no, per la nostra metà campo, penso proprio di no, io non l'ho vista così. Siamo calati noi dal punto di vista della velocità dell'esecuzione negli ultimi 30 metri, non trovando spazi, ma non è che abbiamo fatto una brutta partita. Poi ripeto, le partite diventano belle e godibili anche quando l'avversario in qualche modo accetta il confronto. Noi non siamo stati bravi stasera, soprattutto nel secondo tempo, a destabilizzarli, a trovare i varchi in velocità, tutto qua. Auricolare per il tecnico Auteri, l'abbiamo ritrovato l'auricolare a Massimo e quindi Auteri ora vi ascolta e può rispondere alle domande. Sì, salutiamo il mister, la mia domanda è veloce, nel senso volevo capire che cosa è successo a Cernigoi prima di Fabio Ferraresi, la domanda di Fabio. Ieri sera alle 11 aveva febbre, vomito, diarrea e stamattina stava peggio. Ok. Quindi è stata insomma una cosa dell'ultima ora. Ecco. Non lo so, l'ha preso. Sì. Una cosa dell'ultimissima ora, proprio fino a ieri sera ha cenato con noi, tutto ok, poi alle 11. Tampone negativo, sì. Sì, ma non è una questione, non c'è il Covid assolutamente, il tampone negativo, ma un'indisposizione alimentare, aveva preso freddo, mal di gola, febbre, quindi l'abbiamo lasciato in albergo. Purtroppo, Fabio. Perché stasera ci poteva essere utile, insomma, perché per il tipo di partita a un certo punto poteva essere utile. Io al mister, proprio a proposito della gestione degli attaccanti, se ci fosse stato Cernigoi forse magari il cambio Ferrari-Cernigoi sarebbe stato anche logico, poi nel momento in cui lei ha deciso di far entrare Blanuta, magari in quel caso lì, visto la giovane età del ragazzo, un po' di inesperienza, forse farlo giocare vicino a una punta esperta come Ferrari, magari cambiare qualcosa dal punto di vista tattico,
poteva essere una soluzione, ma questo mister è sempre arrabbiare Otero, sempre, no, senza farla arrabbiare, sempre con la massima, se lei ha visto la partita, no, ma non, ma io non mi stavo rispondendo, ho capito la domanda, no, ma chi si arrabbia? No, assolutamente. Io dico che soltanto che Ferrari non ne aveva più gli ultimi 20 minuti, 25 minuti, Ferrari non ne aveva più, spesso loro giocavano palla lunga e la difesa saliva, lui rimaneva 4-5 secondi in fuorigioco, non ne aveva più. Ferrari è un giocatore così che dal punto di vista fisico ha un po' bisogno di recuperare, quindi Cernigoni non c'era, Blanuta, un ragazzo interessante, perché non provare a metterlo dentro. Tanto Lentella ha perso a Grosseto. Ma non lo so, noi guardiamo a noi, il risultato di stasera lo dobbiamo accettare, le partite non sono tutte uguali, noi abbiamo provato a giocarla come sempre per vincere, ci abbiamo provato fino alla fine, poi loro sono stati molto accorti, non hanno commesso errori, probabilmente se l'avessimo sbloccata nel primo tempo avrebbero accettato magari un po' di più il confronto e nel secondo tempo potevano esserci più spazi.